La sclerosi multipla è una malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale. Viene danneggiata una proteina chiamata mielina e si creano delle cicatrici all'interno del cervello e del midollo spinale che sono poi la causa dei sintomi che si ritrovano nel paziente. L'età di esordio può essere variabile, viene colpita prevalentemente la fascia giovanile tra i 20 e i 40 anni. Possiamo avere come sintomi di esordio una compromissione visiva, che può essere una perdita proprio della visione o anche una visione doppia. Vi possono essere anche sintomi che riguardano il sistema motorio, quindi l'incoordinazione, il disequilibrio, le vertigini e la difficoltà nella deambulazione, come pure sintomi legati alla perdita proprio di forza di alcuni distretti corporei. Le terapie che ci sono attualmente sono volte a controllare l'attacco acuto quando questo si presenta, quindi ridurre i sintomi della fase acuta, e sono soprattutto farmaci corticosteroidi. Poi ci sono terapie che invece controllano la frequenza delle recidive della malattia, e sono farmaci immunomodulatori perché vanno a ridurre l'aggressività del sistema immunitario verso il proprio organismo. Mi chiamo Giuseppe Di Terlizzi, ho 37 anni e sono di Bari. Alcuni anni fa, esattamente nel 2004, all'improvviso cominciai a perdere l'equilibrio. Mi rendevo conto di questo piccolo handicap. Nel momento in cui alzavo la testa, perdevo l'equilibrio e cadevo. Quindi me ne accorgevo prima, ovviamente, non è che cadevo, però non lo potevo fare. In alcuni episodi acuti ho avuto vertigini, tremore e nausea in contemporanea. E questo è stato il più grande campanello d'allarme che poi mi ha spinto al ricovero. A un certo punto mi dissero di andare a fare degli accertamenti, così andai a fare delle visite neurologiche. Il neurologo disse: prova a fare una TAC e un esame vestibolare. Così io andai a fare una TAC, andai a San Giovanni Rotondo, e però già passarono 3 mesi. Poi per fare l'esame vestibolare passarono altri 4 mesi, quindi da agosto arriviamo a novembre. A novembre faccio l'esame vestibolare e non riscontrano niente, dicono tutto a posto, esame negativo, anche con la TAC risultava negativo. Però poi andando a fare il successivo esame neurologico riscontrarono la mia disabilità, che era ormai diventata marcata. Io facevo fatica a camminare, mi si piegavano le gambe. Il dottore che mi visitò a dicembre 2004, un po' prima di Natale, mi disse: ti consiglio di ricoverarti. Così io, giustamente, 2 giorni dopo mi ricoverai e cominciarono a fare gli accertamenti. E da qua iniziò tutta la storia. Durante il ricovero mi hanno fatto degli accertamenti, quindi risonanza magnetica, puntura lombare e potenziali evocati. Chi conosce la trafila di questa diagnosi sa benissimo di cosa parlo. Le lesioni che mi hanno diagnosticato sono state 10 a livello encefalico e 3 a livello della spina dorsale, quindi del midollo spinale. Dopo che mi avevano messo una flebo di cortisone senza dirmi niente e io ho rifiutato di continuare a fare questa flebo, ovviamente previa firma perché ti dovevi prendere tutte le responsabilità, il giorno dopo venne la dottoressa e mi disse: ma tu sai che cos'hai? A me il dottore parlò di neversite, però non mi spiegò nulla, e disse: ma sai che si chiama anche sclerosi multipla? E là comincia veramente la mia avventura. All'inizio, conoscendo l'immaginario collettivo che c'è dietro questa parola, in realtà sono 2 parole, sclerosi multipla, mi cadde il mondo addosso. E questo mi è successo per 2 giorni. Per 2 giorni io mi ricordo che mi svegliavo e mi dicevo: ma questo è un sogno, non ci credo, non ci credevo, non la volevo accettare. Poi il terzo giorno dissi: vabbè, è arrivata l'esperienza, affrontiamola, perché non serve a niente piangersi addosso. Ma dopo un'accettazione, alla fine ho cominciato a chiedermi: ma come mai ha toccato me questa malattia?
perché proprio me? Dovevo fare un lavoro su me stesso, dovevo scavare dentro me stesso per capire il senso di tutto questo. E quindi è cominciato un periodo di riflessione. Riflettendo ho cominciato a capire che niente succede per caso, tutto ha un senso, e volevo cercare di capire qual era questo senso. Nel mio caso, la mia situazione emotiva fondamentalmente. Io sono sempre stato un ragazzo emotivo, abbastanza introverso, timido. Quindi questa malattia che mi blocca la possibilità di muovermi significa che in qualche modo io, per continuare ad andare avanti, devo fare un lavoro. E questo non è un lavoro fisico, ma è un lavoro di presa di coscienza. Dopo che ho cominciato a riflettere sulla mia vita, sul senso della malattia, e quindi ho cominciato un percorso interiore, nel giro di qualche anno, circa 4 anni, man mano che facevo le risonanze magnetiche, venivano a scomparire le lesioni a livello del midollo. Le lesioni a livello encefalico sono rimaste una decina, però a livello del midollo le lesioni da 3 sono diventate 2, poi è diventata 1 e poi è diventata 0. Adesso il midollo, se faccio una risonanza magnetica, risulta regolare. La medicina ufficiale non sa nemmeno perché viene la malattia, quindi figuriamoci se sa perché se ne va. La malattia sicuramente mi ha spinto a riflettere sulla mia vita, sul senso della vita. Secondo il mio vedere interiore, la malattia sicuramente non è arrivata a caso, è venuta per stimolare la mia capacità di sentire quello che è il mondo, quello che è la realtà, e quindi a spingermi a cambiare determinati atteggiamenti che sono dei luoghi comuni e sono anche delle formalità che noi tutti abbiamo nella vita, che non hanno né capo né coda. Quella guarigione che ho avuto del midollo spinale mi ha aiutato tantissimo, perché tantissimi miei amici che hanno avuto anche loro questa diagnosi non sono guariti a livello midollare, vabbè, nemmeno a livello cerebrale. Però questa guarigione mi ha spinto veramente, mi ha spinto a impegnarmi di più nel cambiare l'atteggiamento che normalmente si ha con le persone, con il mondo in generale. Il fatto di essere guarito, che mi ha dato uno sprone in più per continuare a lavorare su me stesso, mi ha portato determinati eventi alla mia vita che mi hanno aiutato tantissimo. L'ultimo di questi eventi è stata la conoscenza di un mio carissimo amico che si chiama Armando. Lui mi ha dato una spinta a rinnovarmi costantemente, a cambiare costantemente il mio modo di vedere, a rinnovarmi e a trasformarmi costantemente. È molto meglio di me, il mio amico Armando può spiegare qual è stato il processo di trasformazione. Per entrare nel merito di questo accadimento, per avere un riscontro e di natura clinica, così come poco fa ha specificato Giuseppe, dobbiamo entrare un pochino più approfonditamente nel senso della vita. Se la vita fosse semplicemente nascita, crescita e morte, allora tutti coloro che subiscono un'aggressione di questo genere, di queste malattie, avrebbero tutti i diritti di lamentare all'infinito, al Padre, ciò che noi chiamiamo Dio, perché questa punizione, come mai la loro vita è stata così fortemente devastata da questi impedimenti, da queste sofferenze e quant'altro. Ma l'assoluto, il Padre, ciò che noi chiamiamo Dio, non può in nessun caso trovarsi nella condizione di essere accusato di essere imparziale o che il suo amore infinito non sia applicato in ogni circostanza della vita. In realtà noi siamo esseri di luce che al momento utilizziamo un corpo fisico per fare esperienze umane, esperienze fisiche. Così possiamo prendere un veicolo fisico e veniamo con un progetto ben preciso. Tutto questo logicamente va a urtare anche un po' il pensiero religioso o il dogma religioso o la medicina ufficiale,
ma noi in questo momento desideriamo offrire un'ampia riflessione su questi accadimenti e sulla giustizia divina e l'amore divino. Così, quando noi prendiamo e decidiamo il momento di prendere un corpo fisico, veniamo, come dicevo, con questo progetto ben preciso. Di conseguenza, una malattia così devastante può attivarsi soltanto nella misura in cui vengono articolate o modificate delle energie affinché l'organismo, le cellule cominciano a impazzire. Tant'è vero che la medicina ufficiale non sa dare una motivazione perché avviene questa devastazione, perché c'è questa cosiddetta malattia. La riscontra, cerca di curarla e dà un indirizzo a secondo l'aspetto soggettivo, come la malattia nella sua devastazione può rendere più grave la patologia e quant'altro, ma in realtà la scienza né la religione si interrogano in merito a questi accadimenti. Così quello che diceva poco fa Giuseppe è che questa malattia in qualche modo ha sollecitato il suo intimo sentire a ricercare il senso della vita, la giustizia divina. E queste risposte hanno messo in moto un processo inverso della devastazione, perché in realtà le malattie, così come hanno riscontro clinico, non esistono. Ora, sicuramente si staranno stracciare le vesti tutti i medici con questa affermazione che le malattie non esistono, ma noi dobbiamo comprendere che la nostra essenza interviene, agisce, interagisce, modifica ed esalta tutto l'organismo fisico in funzione e dei nostri pensieri e del nostro stato di coscienza. Quindi quando sul piano fisico si manifesta clinicamente quella che viene chiamata malattia, quella che i medici curano, è perché alla base, all'inizio, o c'è una decisione sperimentativa e quindi fa parte del progetto di quando torniamo, o ci sarà una possibilità karmica che deve essere rimessa in ordine, o addirittura si sceglie una via di sofferenza per poter raggiungere la libertà e quindi conoscere e afferrare il senso della vita. Così, in questo momento, con questa intervista, con queste parole, noi stiamo urtando un po' e la scienza ufficiale e logicamente la teologia. Ma a noi non interessa questa cosa, non dobbiamo fare una tavola rotonda in merito a queste realtà che possono essere più o meno condivise, più o meno accettate o quant'altro. Il nostro desiderio in questo momento, mio e quello di Giuseppe, è quello di offrire una riflessione a coloro che hanno scelto consciamente o inconsciamente questa via sperimentativa e ricordargli che la sofferenza non è d'obbligo, noi non nasciamo per soffrire. La sofferenza nasce solo e esclusivamente come spinta in avanti su questa spirale evolutiva che ci porta verso l'eterno e l'infinito. Quindi, se in questo momento la vostra vita è fortemente impegnata nell'ambito del superamento di una prova di malattia devastante, che può essere un tumore, che può essere sclerosi o quant'altro, io vi dico, vi suggerisco, reagite, perché dalla reazione, dal modo in cui voi vi ponete a diretto confronto con la vita, in quanto non può essere nascita, crescita e morte, come dicevo poco fa, questo senso emergerà e allora in quel momento ricorderete e sentirete nel vostro intimo che la vita vi aspetta a braccia aperte e che questo culto, purtroppo, questo spauracchio, questa bestemmia contro la vita della morte, questo concetto che è presente sul nostro pianeta di morire, allora questo spauracchio si allontanerà e nascerà sempre di più un desiderio di vita, un desiderio d'amore, un desiderio di affermare se stessi come figli del Padre. Tutto questo porterà una grande modificazione. Giuseppe ha dato testimonianza che dal momento in cui è iniziato questo processo, questa inversione, la ricerca di capire il senso, ha avuto immediatamente un riscontro clinico che gli confermava che questa era la via. Allora vi lanciamo una sfida. Provate anche voi a percorrere questa strada e vediamo se anche voi avete un riscontro clinico in senso positivo. Sbalordite i vostri medici, sbalordite la medicina ufficiale, che in questo momento comunque, come voi, cerca la guarigione, o perlomeno si adattano, cioè, con la loro professionalità vanno nell'indirizzo di sollevare le sofferenze umane, di studiare, di capire meglio questi accadimenti sul piano clinico e quant'altro. Peraltro non a caso hanno fatto il giuramento di Ippocrate. E quindi il messaggio che portiamo in questo momento a tutti quanti voi, se ci ascoltate, se non abbiamo urtato la vostra sensibilità, è quello di dire: c'è la vita,
non c'è la morte, c'è la gioia, non c'è la sofferenza, ma tutto ha un senso, tutto ha uno scopo. Dobbiamo soltanto realizzare dentro di noi la magnificenza di essere, affermare noi stessi, io sono, io posso, io voglio. Voglio puntualizzare il fatto che io ora più che mai voglio guarire completamente da questa malattia, però in primis voglio capirne il senso, quindi arrivare veramente a comprendere il perché questa malattia mi ha toccato, superare tutti i miei limiti e guarire completamente. Come potremmo concludere questa intervista a beneficio di chi ci sta guardando, i nostri spettatori? Beh, il mio pensiero, il mio suggerimento, se posso esprimermi in questi termini, a differenza di Giuseppe che è chiamato in causa direttamente, quindi la sua testimonianza, il travaglio, la scelta di vita e la volontà di non tornare indietro di per sé è già una testimonianza, però prima di lasciare la parola a lui per il saluto finale, io ripeto ancora una volta, non c'è nessuna malattia che può devastare la nostra coscienza nell'ascesa verso il Padre. Quindi il senso della vita non è nascita, crescita e morte, non è soffrire, non è la sofferenza, ma è piuttosto trovare noi stessi. E se una malattia così devastante come la sclerosi può operare questo miracolo, e ripeto ancora una volta, Giuseppe l'ha toccato con mano, ben venga tutte le sclerosi, ben venga tutte le malattie, affinché il Padre alberghi i nostri cuori. A te Giuseppe. Io potrei dire a tutti i miei amici, i miei colleghi, li posso chiamare anche, accettate la malattia, affrontate la vita con un cuore aperto, andate avanti nonostante tutto, nonostante le parole che vi sentite dire, nonostante le parole che vi sentite dire, nonostante i giudizi dei dottori che vi lacerano il cuore, andate avanti, guardatevi dentro, esaminatevi, ma soprattutto cercate di cambiare il vostro atteggiamento nei confronti della vita, perché la vita è meravigliosa. Noi non ce ne rendiamo conto di questo. Io ringrazio la malattia, perché se non avessi avuto questa malattia io non sarei quello che sono adesso, e che costantemente sto cambiando, costantemente mi sto rinnovando, e questo è bellissimo.